sud della Camera di Commercio di Messina, oggi evento di presentazione di Destination Made Messina, un percorso di co-creazione di strategie di destinazione che ha la finalità di valorizzare l'intera area metropolitana messinese. È un evento questo che va a promuovere un progetto fortemente voluto dalla Camera di Commercio di Messina in collaborazione con la società di consulenza per il marketing territoriale Destination Makers. Ne parliamo oggi con gli ospiti sia in presenza che in collegamento da remoto, che adesso vado a presentarvi. Abbiamo con noi il Presidente della Camera di Commercio di Messina, Ivo Blandina. Benvenuto Blandina. Abbiamo in collegamento da remoto il Presidente dell'ENIT, l'Agenzia Nazionale per il Turismo, Giorgio Palmucci, ed ancora entreremo nel dettaglio del progetto con il team di lavoro costituita da Emma Taveri, amministratrice Destination Makers e anche responsabile della visione strategica. Benvenuta Emma. E ancora in collegamento da remoto, sempre come team di lavoro, abbiamo Simona Polli, coordinatrice di progetto, che è in collegamento con la piattaforma Zoom, Giada Biati, coordinatrice strategia e campagna, e ancora Paola Galuffo, coordinatrice implementazione, strategia, rigenerazione urbana e culturale e anche candidature future. Con noi al tavolo di presidenza c'è anche il segretario generale della Camera di Commercio, Paola Sabella. Benvenuta Paola. Bene, abbiamo, prima di iniziare vorrei fare un po' di saluti per i tanti ospiti che ci sono. Abbiamo qui con noi il sindaco di Taormina, Mario Bolognari, benvenuto sindaco. Abbiamo l'assessore al turismo del comune di Messina, il professor Caruso. Alcuni sono presenti in sala e altri in collegamento da remoto. Ancora il delegato del turismo dell'Università di Messina, professor Grasso. Cristiana Del Bono, consulente del sindaco del comune di Lipari. Il professor Mario Sarica del Museo dei Peloritani, Giorgio Stracuzzi, sindaco di Giardini Naxos, che è anche qui in presenza appena arrivato. Eccolo, salutiamo anche il sindaco di Giardini Naxos. Santi Lacqua, presidente di Assonautica Messina. Giovanni Mangano, è il presidente dell'area marina protetta di Capo Milazzo. E ancora Cristiana Laura dell'autorità sistema portuale dello Stretto. E man mano saluteremo gli altri ospiti che si collegheranno o ci raggiungeranno in presenza. Ma partiamo subito con il presidente Blandina. Presidente, possiamo dire di essere pronti qui in questo territorio per un percorso di sviluppo territoriale che sia condiviso non soltanto dalle istituzioni ma anche da coloro che operano sul territorio, con quindi un lavoro che sia congiunto di sinergia per un percorso che vada in una direzione comune e condivisa? Pronti? Cercheremo di farci trovare pronti, è un momento di grande cambiamento del mondo del turismo, dell'industria del turismo. Il Covid ci ha lasciato danni ormai diventati endemici, però ci lascia anche la prospettiva di una ripresa che non tarderà ad arrivare, e noi cercheremo tutta la filiera del turismo e l'ente camerale che rappresenta tutti i settori connessi, cercheremo appunto di essere pronti. Ci siamo dotati di uno strumento che è un modulo che si sposa, che si interseca, che si incastra con le strategie portate avanti dalle amministrazioni sul territorio, dalle altre amministrazioni sul territorio, dall'autorità di sistema, dal comune di Messina, dall'università. Quindi cerchiamo di mettere a fattor comune tutti gli elementi di analisi e conoscenza e soprattutto di dare una prospettiva, di tracciare una strategia per il futuro, per far crescere l'attrattività dei nostri territori e quindi far crescere le nostre imprese, far crescere l'occupazione, consolidare quello che abbiamo già e cercare appunto di trarre da questa amara esperienza un spunti per valutare quali sono chi sono i nuovi viaggiatori, quale nuovo turismo dobbiamo soddisfare, quale esigenza del turismo dobbiamo cercare di attrarre, in relazione ovviamente alle peculiarità del territorio, al valore rappresentato dai nostri beni paesaggistici, dal
quelli monumentali, architettonici, storici, la memoria e anche di quello che sappiamo fare bene, l'agricoltura d'eccellenza, l'enogastronomia, l'accoglienza. E quindi pensiamo veramente si debba essere pronti con gli strumenti giusti, farlo insieme a tutte le altre autorità che hanno responsabilità di governo, e il momento è questo. Ecco, quindi Messina non più un luogo di transito e di passaggio, ma cercherà di essere dal prossimo futuro, oramai quasi dal presente, una meta turistica? Il capoluogo ha ambizione, diciamo, di far crescere questa sua capacità. Ovviamente si tratterà di utilizzare, di mettere in fase tutto quello che abbiamo, la capacità attrattiva dei due poli più importanti, Taormina e Le Olie, ma anche il resto. Stiamo facendo una grande attività per esempio su Milazzo, che è già destinazione turistica, ma cerchiamo di realizzare un sistema di relazioni anche tra le amministrazioni che favorisca non solo la permanenza ma anche la ridistribuzione dei flussi turistici in un territorio più ampio che quello dell'intera provincia di Messina. Molto bene, allora doveva esserci subito dopo l'intervento del Presidente Blandina l'intervento del Presidente Palmucci. Enit ci hanno appena comunicato che è ancora impegnato con il Ministro del Turismo, si collegherà durante la nostra diretta, ma adesso darei la parola a Emma Taveri perché vorrei sapere quanto è oggi, Emma, fondamentale avere una strategia comune, quella che diceva il Presidente Blandina nel suo intervento, e quanto però è importante e fondamentale analizzare i dati del territorio nel quale vogliamo realizzare questa strategia. Esatto, innanzitutto grazie, buon pomeriggio a tutti, è un piacere essere stati al fianco ed esserlo tuttora della Camera di Commercio di Messina e del territorio. È stato un percorso, diciamo, importante e ambizioso quello che abbiamo portato avanti e stiamo portando avanti. E perché è importante avere una strategia di marketing? Diciamo che noi siamo una realtà attiva da diversi anni sul territorio nazionale e internazionale. E lavoriamo in tanti territori e ci rendiamo conto, ci siamo resi conto in passato, ma ancora oggi purtroppo, che troppo spesso non si ha una strategia. Si portano avanti interventi nell'ambito turistico che non hanno un filo conduttore, che non sono contestualizzati in quella che è l'analisi del mercato, appunto, l'analisi delle tendenze. Perché scegliere un territorio oggi? Quindi lavorare su una strategia è per certi versi un percorso molto importante, per altri versi dovrebbe essere normale, dovrebbe essere la quotidianità. Lavorare a una strategia oggi è ancora più importante, è stato detto appunto che è un momento, un cambio epocale, un momento in cui sta cambiando tutto, un momento in cui analizzare quello che sta accadendo è sempre più rilevante per dotarsi di un percorso e di un'offerta che possa intercettare realmente le nuove esigenze dei viaggiatori. I bandi PNRR, tutto quello che sta accadendo, tutte le nuove opportunità che ci sono, che richiedono ai territori di avere una proposta che sia condivisa e contestualizzata, quindi non più interventi spot, non più un turismo alla portata di tutti, perché poi il turismo è effettivamente un tema importante, è un tema che deve essere trattato appunto con la giusta importanza, e per parlare di turismo nei territori è importante anche capire cosa chiedono oggi i viaggiatori. Quindi appunto lavorare su una strategia con il territorio di Messina è stato molto, molto interessante ed è bello che ci siano enti pubblici così lungimiranti da appunto dotarsi di uno strumento che possa essere poi implementato nelle candidature a tutte le opportunità, appunto i bandi che in questo momento appunto molto particolare vengono condivisi con i territori. Io mi presenterò brevemente, introdurrò il lavoro che è stato svolto per poi lasciare la parola al mio team, appunto, che ci ha supportati, mi ha supportata nello svolgimento e nella realizzazione di questo lavoro, andando a delineare quelle che sono le tendenze del mercato oggi. È un mercato in continua evoluzione, quindi anche molto difficile pianificare dal punto di vista del marketing, dal punto di vista degli operatori, creare dei prodotti che siano in linea con quello che con tutto appunto questo grande cambiamento in atto.
Sicuramente quello che stiamo monitorando e analizzando e che abbiamo appunto analizzato durante questo percorso è che se da un lato la prossimità, quindi appunto i viaggi domestici ovviamente sono stati fondamentali in questo periodo, per altri, da un altro punto di vista le nuove mete, quindi i borghi, le mete vicine, sono diventate oggi delle mete interessanti per il turismo, tant'è che poi anche tante opportunità come appunto il bando PNRR borghi e tutte le opportunità che ci vengono condivise sono anche per valorizzare queste nuove mete rispetto alle mete del passato. Sicurezza e flessibilità, quindi nelle prenotazioni, anche nella proposta da parte degli operatori, puntare su sicurezza, su distanziamento, su tutte quelle misure che possono incentivare in qualche modo il viaggiatore a scegliere un territorio. Viaggio sostenibile, la sostenibilità che diventa sempre più importante non solo come comportamento etico ma anche come opportunità per le destinazioni per diventare sempre più scelte dal viaggiatore. Contenuti generati dagli utenti, quindi non più pubblicità o promozioni classiche ma contenuti che vengono condivisi dai viaggiatori e che oggi vengono considerate appunto le recensioni di viaggio, vengono considerati nuovi strumenti per promuovere i territori e poi anche la possibilità di scoprire nuove destinazioni in cui il viaggiatore viene coinvolto nel viaggio. Di recente è stato pubblicato anche un articolo dal New York Times che ha citato tra le mete italiane Chioggia come meta in cui il viaggiatore può fare la differenza e quindi anche questa sta diventando una delle tendenze del turismo attuale. Siamo andati poi a delineare quelle che sono le motivazioni dei viaggiatori, quindi da un lato le tendenze del turismo, dall'altro cosa spinge oggi i viaggiatori, rispetto al passato ovviamente ci sono delle conferme, però rispetto al futuro ci sono anche delle evoluzioni, quindi la possibilità di visitare mete attraverso cultura e creatività, molto diverso rispetto al passato in cui la cultura veniva considerata qualcosa di statico, invece oggi anche le direttive europee, la programmazione europea ci indicano anche con una programmazione in termini di finanziamenti che la creatività, quindi le industrie culturali e creative sono sempre più importanti e quindi questo è anche un tema che abbiamo affrontato nell'ambito della nostra strategia. Sicuramente enogastronomia, turismo outdoor che si è riconfermato tra l'altro nelle scelte delle mete italiane durante quest'estate e probabilmente si riconfermerà, c'è un incremento della vacanza plein air, outdoor, di tutte le attività in natura in conseguenza della pandemia, ma sarà sicuramente una riconferma rispetto anche al turismo del futuro, la ricerca quindi anche appunto di disconnessione e ricarica in natura e anche di mete e operatori e offerte che possano in qualche modo incentivare il benessere psicofisico in natura o legato anche alla possibilità di staccare da questa vita molto virtuale che stiamo vivendo in questo momento, quindi ci sono tante destinazioni, operatori che si stanno affacciando sul mercato e i dati, questa è una fotografia di quello che è accaduto nell'estate 2021 ma probabilmente ci sarà più una riconferma su questo, sicuramente c'è interesse per le mete italiane che sanno organizzarsi e proporre delle offerte, in particolare in linea con le esigenze di turismo outdoor e con le esigenze del nuovo viaggiatore in tempi di pandemia. Quello che le destinazioni stanno facendo, qui ci sono alcuni esempi di come le destinazioni si stanno reinventando, quindi appunto mete che vivevano solo di turismo di massa, che si stanno reinventando e stanno puntando sul turismo sostenibile, oppure la sostenibilità, tante destinazioni stanno puntando sulla sostenibilità come chiave come nuova leva di marketing, quindi appunto destinazioni come Helsinki piuttosto che Peio Plastic Free in Italia stanno creando dei prodotti totalmente plastic free o prodotti in linea con un mercato sempre più presente e sempre più esigente. E tanti nuovi spazi ciclabili, spazi all'aria aperta anche nelle città che vengono sempre più richiesti dai viaggiatori e poi anche appunto l'investimento sul chilometro zero, sull'agricoltura sostenibile e tutto quello che può incentivare oggi il viaggiatore rispetto al passato a una vita più sostenibile, più in natura e tutto quello che può essere appunto interessante anche per chi proviene dalle grandi città a livello internazionale. E sicuramente anche un grande investimento in termini di arti e creatività, quindi rigenerazione urbana, sono tanti bandi che vengono pubblicati proprio in questo periodo sul tema della rigenerazione, della cultura e della creatività, quindi è sicuramente un tema rilevante e importante per il turismo. Mi avvio appunto a dare la parola alle mie colleghe per l'analisi della destinazione, quindi quello
che è stato analizzato rispetto al nostro al territorio nel complesso e grazie anche al percorso condiviso con gli operatori locali. Quello che abbiamo provato a fare è immaginare e riflettere sul cosa possa rendere la destinazione competitiva, ma più che competitiva, il motivo del viaggio. Spesso le destinazioni competono per prezzo, competono perché sono seconde ad altri territori, c'è una grandissima competizione a livello internazionale, ma raramente attraverso una strategia in linea con il mercato si cerca di differenziare veramente, di differenziare realmente un territorio. Quello che abbiamo provato a fare appunto è quello di lavorare sulle abitudini del viaggiatore, quindi cercare di capire come Messina potesse essere rilevante dalla fase della ricerca, quindi del sogno, della ricerca, della pianificazione, della ricerca sui vari portali, sui vari strumenti e canali, per andare a definire un motivo, quindi uno strato aggiuntivo rispetto a quello che la destinazione è, un motivo per andare a definire il perché scegliere Messina, ovviamente aggiungendo questo perché al potenziale reale già esistente del territorio, ma cercando di aggiungere quel qualcosa sia in termini di strategia che anche in termini di campagna di marketing che potesse essere in linea con quello che ci richiede oggi il mercato. Quindi appunto una proposta di valore nuova e creativa e innovativa che possa appunto rendere Messina non più una destinazione di passaggio, ma effettivamente la città che viene scelta e il territorio, diciamo, che viene scelto per essere visitato. E abbiamo analizzato quindi quelli che sono i why, quindi i motivi per cui un viaggiatore potesse appunto scegliere Messina, e dall'altra parte abbiamo analizzato, passo qui la parola al mio team, la destinazione, quindi da questa unione, quindi cosa cerca oggi il viaggiatore e cosa c'è effettivamente in destinazione, abbiamo poi prodotto la nostra strategia e visione strategica. Ringraziamo Emma Taveri per la presentazione, che penso sia estremamente esaustiva di quello che il progetto e quelle che sono le finalità. Tre punti mi hanno colpito particolarmente, Emma. Quando hai parlato del turismo del futuro, tu praticamente ci hai raccontato il turismo del futuro e hai evidenziato quanto siano importanti sostenibilità, il tema della sostenibilità ovviamente stressato in tutte le sue sfaccettature, il tema della condivisione, perché sappiamo tutti che mai come oggi ognuno di noi condivide in tempo reale qualsiasi tipo di esperienza, lo si fa nel campo enogastronomico così come anche nei viaggi, quindi questo elemento sempre più valido. E poi un altro tema importante, hai parlato delle nuove destinazioni e dei nuovi attrattori, quindi oggi il turismo è anche un diverso da quello che era nel passato. Oggi può essere un grande attrattore turistico, anche un qualcosa che fino a poco tempo fa non lo era. E vorrei appunto, come hai detto tu, entrare nel merito, perché vorrei capire da Simona Polli, che è in collegamento con noi da remoto, quanto è stato fatto finora nell'ambito del progetto e soprattutto in termini di studio del territorio, perché tu hai fatto una breve panoramica per raccontarcelo. Però vorrei capire da lei, che è proprio la persona che materialmente ha seguito questa fase del progetto, cosa è stato fatto finora e soprattutto a che punto siamo. Se è terminata la fase di analisi, di valutazione del territorio, perché si può procedere soltanto partendo da un'attenta analisi di ciò che è l'esistente per andare a ragionare sul futuro. Prego Simona Polli. Grazie pomeriggio a tutti. Esatto, la breve panoramica di quello che è stato fatto. Dall'anno scorso, più o meno da maggio, abbiamo iniziato a mappare il territorio, quindi dati statistici, prima da remoto, quindi attraverso i dati statistici e tutto quello che è un'analisi del sentiment di quelli che erano già i flussi presenti a Messina e provincia, per poterci fare un'idea appunto poi di cosa andare a proporre anche in vista di tutto questo trasformazione di cui parlava Emma, insomma questa costante evoluzione del turismo soprattutto in questi ultimi due anni. È stato poi fatto un educational del nostro team in loco, dove abbiamo appunto poi conosciuto di persona insomma alcune delle principali attrattive del territorio, e poi importantissimo per il lavoro appunto di elaborazione della strategia sono stati dei workshop fatti con gli operatori turistici, quindi con i principali stakeholders del territorio, che sono stati dei workshop di coprogettazione dove insieme abbiamo evidenziato quelli che sono appunto i punti salienti su cui basare questa strategia che andiamo a presentare oggi. Quindi ci teniamo appunto a
sottolineare il fatto che è il risultato, quello che vediamo oggi, di un'analisi nostra, ma anche con un importante apporto anche di coprogettazione da parte del territorio. Partiamo infatti con mostrare alcuni brevi dati appunto statistici, che sono i primi che abbiamo considerato, che sono volutamente appunto del 2019, perché precedenti a tutti questi diciamo variazioni che poi sono stati falsati, quindi dalla presenza di una pandemia che non permetteva quindi di viaggiare. Però abbiamo analizzato quello che era lo stato dell'arte prima della pandemia per renderci conto di quali fossero i flussi verso Messina e anche e soprattutto come fossero distribuite su le attrattive. Insomma, sappiamo che ci sono questi due poli già importanti a livello turistico di Taormina e delle Isole Eolie, e infatti, come possiamo vedere da questa prima slide, l'incidenza degli arrivi, delle presenze in provincia vedono 2 milioni di turisti, viaggiatori concentrati nell'area di Taormina, quasi 500.000 solo sulle Isole Eolie, mentre le presenze di quello che riguarda la città di Messina e della provincia hanno numeri molto molto inferiori, quindi addirittura sulla città di Messina al di sotto delle 100.000. Questo diciamo che sono appunto i dati prima della pandemia. Quello che abbiamo visto nell'arco di questi 2 anni è che sia a livello proprio di Italia rispetto all'Europa, nel 2021 abbiamo guadagnato insomma una grossa visibilità, e dopo la Spagna siamo stati il paese più visitato a livello appunto europeo. E all'interno poi del sistema Italia, della destinazione Italia, la Sicilia si conferma proprio una delle regioni più ricercate, e dove appunto ci sono stati i numeri migliori proprio nella stagione 2021. E in particolare, proprio nell'agosto del 2021, si è andato a pareggiare a livello di mercato italiano gli stessi numeri pre-pandemia, quindi del 2019. Questi sono quindi dei dati molto molto incoraggianti, molto interessanti. Ovviamente il mercato straniero è ancora un pochino ridotto rispetto a quello che era prima della pandemia, però c'è stato anche lì un aumento del 50% rispetto all'anno precedente. Quindi diciamo che anche i dati attuali, aggiornati del 2021, sono assolutamente positivi, e questo insomma ci fa molto piacere. Proseguendo poi invece in quella che è l'analisi delle motivazioni di viaggio, come giustamente accennava Emma, ci sono svariate motivazioni ad oggi per i viaggiatori, che quindi non si muovono più per un'unica motivazione di viaggio. C'è una leggera distinzione tra anche qui quello che è l'interesse verso la città di Messina e invece gli altri due poli turistici, che sono Taormina e le Isole Eolie. Anche se diciamo, il mare, la natura in generale, è per tutti il primo elemento. Poi ovviamente c'è una leggera differenza tra gli italiani stranieri, però a seguire ci sono comunque la parte di enogastronomia e cultura per quello che riguarda Città di Messina, su Taormina chiaramente la parte dell'arte. E sulle Isole Eolie principalmente invece la caratteristica di questi luoghi nuovi e dell'esclusività. Proseguendo invece nell'analisi, abbiamo visto anche quelle che sono le attività proprio che i viaggiatori poi di cui fanno esperienza quando sono in loco. Per quello che riguarda Messina, abbiamo visto che c'è una predilezione per quello che sono le escursioni e le gite, con appunto un'attenzione al mare, al lago di Ganzirri, visita a centri storici, perché è città e provincia in questo caso, l'enogastronomia, lo shopping e poi la parte di eventi e mostre. Su Taormina invece al primo posto come attrattiva c'è il mare, a seguire le escursioni e poi tutto quello che riguarda chiaramente il patrimonio storico-culturale con monumenti, musei e mostre, enogastronomia ed eventi e natura. Il sistema di offerta che abbiamo analizzato e che vedete appunto riassunto qua mostra un po' quella che è la distribuzione appunto di queste quattro diciamo suddivisioni di Messina città, provincia, Taormina e Eolie, tra i servizi degli alloggi, quindi di strutture ricettive, di ristorazione, le attività ricreative, quindi le esperienze che si possono fare in loco, e il sistema dei trasporti. Quindi vediamo che Messina risulta
diciamo quella che ha una percentuale maggiore proprio di attività ricreative rispetto alle altre destinazioni, con un 16% di attività, però è quella che ha più carente magari la parte dei trasporti. Quindi questi sono dati un po' da tenere presente su quello che vedremo anche dopo sulle cose da implementare. Proseguendo poi con le strutture ricettive nello specifico, dall'analisi quello che è emerso è che la maggior parte delle strutture sono di tipo extra alberghiero, in particolare i bed and breakfast, che sono più della metà di tutto il comparto extra alberghiero, e invece tra quello che è le strutture ricettive alberghiere risulta una maggioranza, quindi circa il 70%, di strutture 3-4 stelle. Quindi questo ci dà un'indicazione di quello che è il livello attuale del sistema ricettivo, e quindi il fatto che ci sia un po' una carenza nell'upmarket, quindi dai 4 stelle in su. Ok, se mi vai oltre, ma Giada, cosa hai? Ok, grazie. E per quello che riguarda l'analisi del sentiment, che quindi vuol dire aver analizzato proprio attraverso tutta l'analisi dei siti, dei portali, di tutte le recensioni, di quello che poi riportano appunto i visitatori stessi, come vedete in generale le percentuali si avvicinano molto tra appunto quello che è il complessivo, che comunque è in generale intorno all'80-86%, per quello che riguarda la città di Messina, sia per le attrazioni, la ricettività, la ristorazione. Un po' migliore la situazione invece su quello che riguarda Taormine e Eolie, soprattutto a livello complessivo, ma poi in particolare sulla parte delle attrazioni. La mappatura, che quindi come vi dicevamo è stata fatta da remoto, ma anche grazie appunto ai workshop di coprogettazione, come vedete in questo caso sono il tipo di esperienze che sono state mappate, il 50%, quindi proprio la metà, sono strettamente correlate a quello che è la cultura e la creatività. Poi abbiamo una buona fetta del 21% legata all'enogastronomia, un 14% legato alle attività, alle esperienze da fare in natura, quindi l'outdoor, e poi delle percentuali minori su quello che riguarda la cultura e creatività legata al mare oppure l'enogastronomia legata all'outdoor. La mappatura invece per quello che riguarda gli eventi, anche qui vede una maggioranza di quello che sono, nella prossima slide, gli eventi legati alla cultura. E poi sempre all'enogastronomia, quindi molto simile a quello prima, quello che vediamo emergere qui è una percentuale di eventi musicali e anche del tema religioso, che appunto, per citare la Vara, ma non solo, quindi questo tema molto, molto importante che è emerso dalla mappatura del patrimonio anche legato appunto ai monumenti religiosi. Infatti, se vediamo proprio la suddivisione di quelli che sono gli attrattori sul territorio, vedremo che c'è una grossissima percentuale, soprattutto di chiese e quindi tutto quello che riguarda il patrimonio legato alla religione, insieme a quello culturale, ma anche una grossa percentuale di quello che riguarda tutta la trazione naturale e parco. Quindi questo ci mostra come la destinazione di Messina abbia questa doppia valenza, sia naturalistica che storico-culturale, che poi vedremo infatti emergere anche in quella che è la strategia che abbiamo elaborato. E infatti adesso lascio la parola ad Emma, che vi illustra come da questi dati che vi abbiamo mostrato ora abbiamo poi estrapolato quelle che sono le linee strategiche, e quindi come immaginiamo la destinazione di Messina per il futuro. Grazie. Ringraziamo Simona Polli per il suo intervento. Prima di rifare una domanda che vorrei entrare nel merito appunto della visione strategica con Emma Tavari, io vorrei salutare anche Carmelo Picciotto, presidente di Confcommercio, che ci ha raggiunto. Abbiamo collegato in presenza anche molti associati di Confindustria e anche in collegamento altri associati di Confesercenti. Emma Tavari, si parlava prima adesso della visione strategica. E possiamo dire di essere pronti per entrare nel vivo della strategia da realizzare, perché con
Simona Polli abbiamo raccontato quello che è stato fatto, quello che è emerso. Ora si tratta di passare alla fase 2, ovvero di mettere in campo una visione strategica, e ti chiedo anche in che modo affronterete anche una campagna di marketing necessaria e indispensabile per far sì che questa visione strategica possa arrivare a tutti. Esatto, allora partendo dall'analisi appunto che è stata condivisa dalla mia collega Simona e da tutto il lavoro che abbiamo fatto con il territorio, abbiamo lavorato su quello che io ho definito uno strato, diciamo, aggiuntivo rispetto a quello che è il potenziale attuale del territorio. Quindi partendo da tutto quello che c'è, senza andare a inventare ovviamente nulla di sconvolgente e stravolgente, però necessariamente creativo, andare a costruire quello storytelling, quel racconto nuovo di una destinazione che è quella appunto di Messina, oltre anche alla progettazione di una campagna. Io scusa, interrompo un attimo perché purtroppo non sentono bene la mascherina, abbiamo una distanza abbastanza lontana, chiediamo anche alla Dara di potersi levare la mascherina, tutti in terza dose, e abbiamo la distanza che ci permette di tamponare. Grazie, grazie. E dicevo, abbiamo lavorato su una visione strategica che ci consentisse appunto di condividere un nuovo percorso, un nuovo racconto di questa destinazione, senza andare a stravolgere ovviamente quello che la destinazione è, ma andando a connettere il potenziale del territorio con il mercato. Quindi il lavoro che è stato fatto è stato quello di appunto analizzare quello che ci chiede il viaggiatore, analizzare i cambiamenti in atto, analizzare il territorio, condividere con il territorio e poi lavorare su una visione strategica ovviamente molto ambiziosa che parte da quello che Messina è oggi, quindi un punto d'accesso, un ingresso, una destinazione che è la porta d'ingresso, diciamo, d'accesso della Sicilia, ma è una destinazione che ha la sua rilevanza, la sua importanza nell'ambito della sua collocazione. E anche, questo l'abbiamo condiviso con gli operatori locali, durante il percorso di coprogettazione, cosa Messina vuole essere, quindi qual è il desiderio rispetto a. Quindi da un lato ci sono le esigenze che possono essere quelle del mercato, dall'altro anche le ambizioni del territorio. Quindi Messina è una destinazione che riparte, che può ripartire, una destinazione adattiva che può anche mettersi in gioco in un momento di forte cambiamento. Quindi la vision, che è proprio un modo ovviamente che si utilizza nelle aziende, un modo innovativo per definire quello che è il percorso molto ambizioso di un territorio, l'abbiamo voluta incentrare su quella che abbiamo definito pop-up and blue culture, che è una cultura adattiva, una cultura del mare che però comprende tutto il territorio, che comprende la destinazione, la cultura, l'enogastronomia legata al mare, la tradizione, ma anche a tutto quello che è il territorio di Messina. Una cultura pop-up, quindi, che si reinventa, che si lega alla rigenerazione urbana, che si lega al mare, ma anche ad altri spazi, tutta la destinazione da rigenerare in chiave creativa per attrarre eventi, per ospitare eventi importanti e per ospitare tutta quella serie di nuove iniziative che possono essere rilevanti per attrarre il visitatore oggi. Per farlo abbiamo preso come esempio quello che diciamo si fa quotidianamente nella definizione delle strategie di marketing, abbiamo preso come esempio dei modelli successo internazionali che abbiamo scelto come Eindhoven e Marsiglia, che sono due città che hanno puntato a cultura e creatività in linea appunto con le direttive europee, con la nuova programmazione europea e anche in linea con appunto tutto il tema delle capitali europee della cultura e della creatività. Quindi Eindhoven e Marsiglia che si sono reinventate, che sono ripartite e che puntando su qualcosa di diverso hanno creato delle esperienze, delle mostre, delle attività, delle attrazioni e degli attrattori che hanno saputo intercettare il nuovo viaggiatore. Quindi è questo quello che vogliamo fare, questo che abbiamo, su cui abbiamo lavorato ovviamente nel nostro percorso ed è questo che la mia collega Giada vi racconterà nel dettaglio nella presentazione di tutti gli obiettivi strategici del nostro lavoro, che partono appunto da un'analisi di mercato, analisi della destinazione, analisi di esempi di successo per poter condividere appunto nell'ambito di questo territorio un percorso ambizioso che però si sposi con tutto quello che ci viene richiesto oggi nell'ambito della programmazione europea e anche nazionale. Beh, allora abbiamo visto qual è la visione strategica e adesso Giada Biati cercherà di raccontarci più nello specifico quali saranno gli obiettivi strategici e soprattutto quali azioni bisognerà mettere in campo per far sì che questi obiettivi strategici possano essere realizzati. Prego Giada Biati. Grazie mille. Allora sì, riprendo quanto detto appunto da Emma per andare nel dettaglio. Appunto come ha specificato lei, la direzione verso cui andremo è una direzione che parte da quella che è
la caratteristica della destinazione nel complesso, andando a incontrare però quelle che sono poi le necessità del target individuato. Messina è appunto un territorio molto ampio, un territorio che nasconde tanti strati culturali che partono dalla dimensione marittima, attorno alla quale si sviluppa ciò che riguarda l'attività del mare e il patrimonio che da esso deriva, la dimensione outdoor, quindi tutta la parte della componente naturalistica che abbiamo visto anche nell'analisi fatta da Simone essere una componente importante nelle motivazioni dei viaggiatori, nonché la dimensione culturale, quindi della storia di Messina, di tutte le produzioni e delle caratteristiche che oggi caratterizzano appunto il territorio nel suo complesso. Il target che abbiamo individuato abbraccia un po' tutte queste dimensioni perché di fatto si tratta di una destinazione molto poliedrica. Appunto andiamo ad analizzare poi tutte quelle che sono le sfaccettature di questo target che va dal viaggiatore creativo, appunto culturale, a chi invece cerca l'attività, il benessere, il viaggiatore foodie, interessato quindi a tutta la parte enogastronomica, al pescaturismo, al cicloturismo, il balneare e ovviamente tutto quello che riguarda anche un po' più le nicchie, quindi la nicchia ecologica, la nicchia dei pellegrini e la nicchia anche legata al cinema che ovviamente fa parte del patrimonio diciamo più moderno della destinazione. I mercati di riferimento fanno breccia diciamo in quelli che sono i paesi che puntando ovviamente all'estero che adesso va piano piano in ripresa sono gli stessi che finora hanno battuto spesso le coste diciamo messinesi, quindi la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti. Esse anche legate comunque a quello che è poi il target relativo anche alle crociere. Il primo obiettivo su cui siamo andati a lavorare è appunto l'obiettivo degli eventi della rigenerazione, come già accennava Emma, quindi appunto la pop-up Blue Culture, perché sono gli eventi stessi appunto in particolar modo a rappresentare per primi una tipologia di offerta adattiva, perché in quanto eventi sono appunto temporanei e sempre di nuova programmazione. Tutto questo però non può essere esente da una riorganizzazione, progettazione e riqualificazione della destinazione. Di conseguenza va tutto pensato in un'ottica strategica appunto di pianificazione che possa mettere in rete tutto quello che c'è da un punto di vista delle risorse, ma anche di quelle che sono poi gli intenti e le attività da portare avanti. Noi appunto abbiamo suddiviso questo obiettivo in tre macro aree principali, Living Sea, quindi tutto quello che riguarda gli eventi, in particolar modo quelli internazionali per attirare flussi, il patrimonio e le infrastrutture per riportare in auge quella che è la storia di Messina, tutto il suo strato culturale molto complesso appunto all'interno di questo vasto territorio e la parte invece ovviamente dei servizi, in quanto la destinazione può essere fruita nel momento in cui ci sono servizi adeguati ad accogliere i visitatori. Rispetto alla questione degli eventi, ci siamo concentrati in particolar modo a dare spunto per due eventi che possono essere di posizionamento sul circuito internazionale per Messina, che abbiamo diciamo rinominato almeno in maniera temporanea il MEMO, Messina Mare Outdoor Fest, e il Sea Heritage Exhibition, quindi una sorta di biennale dell'arte e dell'architettura marittima. Partendo dal MEMO è sicuramente l'evento più legato a tutti quelli che sono appunto gli strati che abbiamo visto di Messina, il mare, l'outdoor e la cultura, perché appunto è un modo per celebrare il territorio messinese nel suo complesso che è tra mari e monti e soprattutto si snoda in un'anima culturale forte che parte proprio dalla storia che l'ha caratterizzato fin dagli inizi. Per questo abbiamo ipotizzato anche come potenziale payoff Mediterranean Outdoor Cultural Heart, dove proporre appunto una serie di attività legate allo sport e all'outdoor, alla cultura performativa, che quindi non è soltanto cultura in senso stretto di visita ai monumenti, ma proprio di cultura che prende vita grazie alle persone, agli operatori, e così anche workshop, nonché attività enogastronomica, in particolar modo legata allo street food e alla ristorazione pop-up, proprio per quest'anima molto adattiva e flessibile. Un esempio da cui abbiamo tratto ispirazione è il Festival of the Sea di Reykjavik, in Islanda, dove in questo caso il mare
viene celebrato tutto a tondo attraverso una serie di attività, tra cui anche conferenze e esperienze realizzate con gli operatori. Così poi, come anche altri esempi, diciamo, più legati all'outdoor, che hanno luogo in altre parti del mondo, come può essere la Scozia o anche lo stesso Canada, che uniscono quindi più dimensioni, dove il territorio si fa cultura anche attraverso le attività outdoor e marittime. La Sea Heritage Exhibition invece è un'idea di evento che si lega più che altro alla blue culture, quindi scusate, alla blue economy, quindi all'economia blu che nasce dal mare, ma che di fatto non si lega solamente adesso, ma va in qualche modo a influenzare tutte quelle che sono le altre dimensioni del territorio. E di fatto diventa un momento in cui tutto quello che riguarda il design comunque dei porti, delle coste e soprattutto la cultura stessa legata al mare, al rapporto con il mare, diventa centrale. Questo in particolar modo è un elemento molto focalizzante da un punto di vista europeo, con il cosiddetto Bauhaus of the Seas, che è una linea d'azione su cui l'Europa sta battendo molto rispetto appunto al rapporto che i territori europei hanno con il mare, quindi la cultura che ne deriva. Qui quindi si vanno a mischiare un po' di dimensioni dalla parte più strettamente, diciamo, tecnica legata alle imbarcazioni, ai servizi e agli strumenti della Blue Economy, con però anche una parte educativa di conference e workshop, di esperienza e ovviamente anche di design, comunque di opere d'arte, per arricchire ulteriormente l'offerta di questo evento. Un esempio appunto è Overlunan, nella Lunan Bay della Scozia, dove in questo caso si celebra la cultura marittima attraverso un'installazione diffusa performativa in questa baia del Lunan, per l'appunto. Rispetto poi al secondo settore di intervento, abbiamo appunto il patrimonio e le infrastrutture. Messina ha un enorme potenziale come territorio per creare appunto nuove attrazioni, come diceva prima Emma, in modo tale da non tanto sostituire quello che c'è, ma in realtà amplificarlo, renderlo ancora più forte e dare anche spazio a quelle che sono le nuove interpretazioni culturali che arricchiscono di fatto il patrimonio esistente del territorio. In questo caso abbiamo suddiviso le attività in quattro diciamo colonne portanti principali, che sono il recupero degli antichi mestieri della cultura, l'outdoor e gli sport acquatici, le marine, i docks e i nuovi attrattori sul waterfront e ovviamente il mercato dei sapori. Rispetto agli antichi mestieri della cultura, quindi siamo partiti appunto da una mappatura di massima che poi andrebbe in realtà arricchita di volta in volta con piani specifici di mappatura, per dare un po' un'idea di quelli che potrebbero essere gli interventi da fare. Quindi ci sono vecchi mestieri che sono stati o perduti nel tempo oppure sono in via di estinzione, mettiamola così, che però possono essere recuperati proprio grazie alla creazione di questi centri culturali. Si camminò, ad esempio, è uno degli esempi più nell'entroterra del patrimonio della seta. Ministale Contesse ovviamente hanno tutto quello che riguarda il patrimonio legato alle essenze, che anche se non c'è più può essere in qualche modo recuperato e riportato in vita grazie alla cultura. Così come anche altri spazi per workshop, residenze artistiche ed eventi ripeto, vanno poi anche mappate ancora di più nel dettaglio per decidere con una pianificazione strategica di lungo periodo come valorizzarli al meglio. Italian Stories, per esempio, è un portale italiano, per l'appunto, che partendo da quelle che sono le produzioni tipiche dei territori ti fa scegliere delle esperienze in quanto viaggiatore da acquistare per vivere di fatto queste Italian Stories, quindi le storie di questi produttori artigiani italiani che di fatto fanno prendere vita alla cultura del territorio grazie a queste esperienze. Fragonard invece è un museo del profumo appunto a Parigi, dove ovviamente la cultura del profumo è molto forte, ma che al di là di tutto, grazie a un percorso sensoriale, riesce a farti capire qual è la cultura che sta dietro al prodotto finale, che è il profumo. Rispetto poi invece al waterfront, all'outdoor, ai sapori, anche qui ci sono in realtà molti spunti utili e che anche da un punto di vista dei finanziamenti, comunque delle linee d'azione, anche del piano di ripresa e resilienza, sono diverse le spinte.
Andrebbe anche in questo caso poi fatta una pianificazione più di dettaglio, però partendo da quelli che sono stati gli elementi mappati, anche gli input dati durante i workshop di coprogettazione dagli operatori stessi, ci sono comunque diversi punti su cui lavorare, a partire dal pilone, ovviamente a capo peloro, che è sicuramente un emblema comunque che andrebbe valorizzato, ma poi ci sono anche tanti spunti per lavorare su dei percorsi che uniscano anche i vari centri di tutta la provincia messinese. Questo grazie anche alla costa, quindi lavorare per esempio sulle coste anche in termini di ciclabili o anche sul recupero di ferrovie abbandonate, in modo tale che la ciclabile stessa sia anche all'interno del territorio, non solo sulla costa, creare dei sea museum miles, quindi delle vere e proprie miglia di museali grazie a installazioni artistiche legate a quelli che sono gli elementi del patrimonio messinese, o ancora, parlando più della parte diciamo enogastronomica, investire su mercati rionali o comunque giorni specifici magari collegati alla pesca o altre tipologie di produzioni che possono essere di fatto un elemento di attrazione per il visitatore, partendo quindi da quello che già c'è, però andando a rielaborarlo in maniera tale che l'offerta possa essere resa fruibile e comprensibile da visitatore. Questo è un esempio di Copenaghen, Parchipelago, che di fatto è un arcipelago di parchi, di piccoli parchi galleggianti che stanno nel waterfront praticamente della città, e dove le persone possono andare a sostare in pieno distanziamento, in piena sicurezza. Questo è un esempio appunto di come dal nulla di fatto è stata data importanza a un elemento fondamentale della città, che è appunto l'acqua, ma anche la volontà di stare all'aria aperta, la volontà anche di stare distanti in causa pandemia, e che però è stata creata di fatto a partire da un'idea comunque per valorizzarla. In Oregon invece, che recentemente ha fatto delle campagne molto buone lato comunicazione, è stato appunto inaugurato l'Art Trail Coast, quindi lungo tutta la costa dell'Oregon ogni tot metri e chilometri si trovano una serie di murales o altre installazioni artistiche che riprendono la cultura marittima del posto appunto dell'Oregon, e di fatto diventano un itinerario di interesse per il visitatore. La Frisch di Marsiglia invece è un centro culturale creativo nato da un ex complesso industriale che è diventato di fatto un parco, un centro esposizioni, un luogo di ritrovo comunque per le persone, dando di fatto spazio anche a chi oggi desidera comunque esprimersi in quanto operatore cittadino per rendere attrattiva quella che è la cultura del luogo, cioè in questo caso di Marsiglia. Mentre a livello enogastronomico, un bellissimo esempio è il Mercato Central di Valencia, dove di fatto in questa ex stazione c'è un mercato rionale vero e proprio molto grande, dove il visitatore può anche andare a comprare cibi tipici, incontrare comunque i produttori e anche fare delle vere e proprie esperienze di degustazione. Rispetto poi alla pianificazione dei nuovi servizi, come accennava anche prima Simone, in fase di analisi ci sono una serie di gap che occorre... su cui occorre lavorare per andare a offrire un'esperienza di visita ottimale al visitatore. Come dicevo prima, non si può accedere bene a una destinazione se non ci sono i servizi adatti. Sui trasporti ovviamente ci sono un po' di elementi su cui lavorare, dalla parte dei parcheggi piuttosto che l'istituzione in linea di trasporto pubblico, navetta comunque dedicate ai visitatori anche per evitare la congestione, così come la regolamentazione del servizio taxi. Questo anche perché comunque Messina è un territorio ad alto flusso anche di croceristi, e ovviamente questo deve essere in qualche modo gestito lato trasporti, e in generale tutte quelle che sono le bellissime comunque attrazioni che ci sono in destinazione rese quantomeno raggiungibili dal visitatore per essere fruite. Livigno è un caso, diciamo, di successo perché la rete di autobus livignaschi praticamente è gratuita per i visitatori. È stata proprio organizzata insieme agli stessi albergatori, che in qualche modo foraggiano comunque la gratuità di questa linea di trasporti, affinché il visitatore abbia sempre modo di arrivare alle proprie mete di visita.
L'informazione e servizi al pubblico, anche qui vanno un attimo sistematizzati, resi e comunque pianificati strategici grazie a un piano specifico, da un punto di vista proprio dell'accesso all'informazione e anche poi ad altri servizi di base. Parliamo infatti di infopoint diffusi, meglio se in qualche modo interconnessi tra loro per poter dare sempre un'esperienza ottimale anche di prenotazione e di informazioni al visitatore, istituire comunque e segnalare i depositi bagagli, migliorare la segnaletica delle attrazioni e anche comunicare al meglio i servizi per i disabili e aumentare per esempio anche i bagni pubblici che in particolar modo per un target soprattutto come quello croceristico sono di fondamentale importanza. Per poi ovviamente andare su quello che dicevamo anche prima della mobilità sostenibile, noleggio di car e bike sharing. Parigi Accessibile è molto ottimo come esempio perché appunto mette a disposizione una pagina intera dedicata all'accessibilità comunque e a capire bene dove si trova cosa e le informazioni reperibili. C'è poi la questione della digitalizzazione, ovviamente, altro elemento molto martellato, diciamo, da un punto di vista di finanziamenti, perché va comunque in una direzione, uno, di amplificare al meglio l'offerta e due, di far fruire al viaggiatore un territorio, come dire, anche qui molto accessibile lato digitale. In questo caso bisognerebbe lavorare sulla banda Wi-Fi ultralarga, che è uno degli elementi di maggiore criticità riscontrato nelle recensioni, e poi anche l'installazione comunque di WebAR, quindi applicazioni web per la realtà aumentata e altri strumenti per fruire al meglio anche della cultura che non si vede. L'Holo Museum a Castel del Monte, ad esempio, è un lavoro molto, molto bello perché di fatto è un museo olografico dove riprende vita quello che oggi non si può più vedere perché appunto il castello è disabitato. L'obiettivo 2 invece riguarda tutto quello che ruota attorno all'offerta, quindi una sorta di Messina tourism friendly dove l'offerta è organizzata al meglio per il visitatore. Gli obiettivi qui sono prevalentemente tre: l'innovatività dell'offerta, quindi come dicevo anche prima Emma, andare oltre lo standard per garantire un servizio migliore e anche intercettare i turisti giusti per quelle che sono le caratteristiche del territorio, definire dei cluster specifici di prodotto perché oggi i viaggiatori ricercano sempre dei cluster specifici, quindi non lo so, esperienze in barca, esperienze no gastronomiche, o di altro genere che quindi devono essere in qualche modo categorizzate e rese riconoscibili al viaggiatore. E poi c'è da lavorare sul livello del servizio, quindi un maggiore inquadramento sul concetto di customer service e di standard qualitativi del viaggiatore, dell'offerta per il viaggiatore. Rispetto agli obiettivi, qui su cosa si va a lavorare? Ovviamente sulle quattro dimensioni che caratterizzano l'offerta, quindi tour attività, attrazioni, ricettività e ristorazione. Tour attività abbiamo individuato appunto sempre sulla linea delle tre dimensioni di Messina, mare, outdoor e cultura, questi tre cluster prevalenti, quindi blue culture legato a quella che è la cultura e la religione, l'artigianato, la creatività, i nuovi e vecchi modi di intendere il mare e tutta la cultura messinese. L'outdoor by the sea, quindi è appunto questo outdoor che è nelle montagne ma è anche subito prossimo al mare, quindi sentieri, vulcani, sport d'acqua, turismo slow, dove la natura di fatto è dietro l'angolo. E poi serial taste, quindi il sapore del mare vero e dell'entroterra, grazie appunto a quello che riguarda tutto il food and wine, lo show cooking e la produzione no gastronomica. Le tipologie di prodotto su cui si andrebbe a lavorare sono di fatto le esperienze singole, molti day tours, quindi tour appunto di più giorni, i prodotti croceristici e anche i pacchetti più tailor-made. Faccio una carrellata veloce, se no scorriamo troppo il tempo. Rispetto alla blue culture abbiamo tutto quello che riguarda comunque le tradizioni marinare, quindi rievocazioni, riti, usanze, la giornata tipo con i pescatori, la caccia al pesce spada, eccetera, per andare appunto in una direzione di vivere il mare. Questo è un esempio di Hong Kong dove di fatto si vive una giornata intera nel villaggio dei pescatori e poi si fa un pasto tradizionale con uno dei pescatori. Rispetto poi invece alla cultura nel suo complesso abbiamo tutte quelle che sono le visite tematiche e gli itinerari religiosi, gli itinerari artistici che però non sono soltanto limitati a quello che c'è ora ma anche a quello che può essere rievocato rispetto alla cultura performativa, quindi a quello che dicevo prima della cultura che riprende vita,
Anche qui andando poi a, come dire, a scaglionare anche sui diversi momenti della giornata, vanno molto ad esempio le visite notturne ai musei ultimamente, o le visite guidate addirittura dai direttori dei musei o dagli artisti, se si tratta anche di opere contemporanee, per poi appunto andare proprio su quelle che sono le attività ancora più creative, come workshop, attività creative di scrittura, disegno, musica, fotografia ad esempio, e attività sui cinque sensi. La Barca delle Fiabe è un esempio di Levanto, dove appunto è nata dalla collaborazione di due operatori, dove questa ragazza su una barca rievoca in maniera teatralizzata quelle che sono le leggende di Levanto. L'Outdoor by the Sea ovviamente riguarda tutto quello che è l'active outdoor, quindi le attività più attive, dal trekking alle attività per esempio marittime, come potrebbe essere un kayak, i tour ai vulcani delle Eolie, magari anche con un geologo, che sarebbe molto interessante, itinerari con gli animali, e così anche vari altri sport, immersioni e così via. In questo caso lo snorkeling Disney è stato creato a Monte Rosso, hanno piazzato due statue di questo lungometraggio Disney che è uscito recentemente ed è diventato subito un'attrazione per fare immersioni, tanto da avvicinare anche più piccoli a questa pratica proprio grazie alla creazione di queste due statue. C'è poi la gita in barca nell'Albufera, quindi qua siamo sempre a Valencia, dove invece si fa proprio un giro in barca su questo fiume, dove tra l'altro poi è dove viene coltivato il riso per creare la paella. C'è poi tutta la questione dell'outdoor per stare bene, quindi appunto yoga, forest bathing, la talassoterapia, il bird watching, insomma anche qua il territorio messinese offre veramente tanti spunti, basta soltanto rielaborarli per comunicarli e farli fluire al viaggiatore in una maniera tale da riuscire a farglielo vivere al meglio. Wellbeing experience, anche qua poi si va anche sul vino ad esempio, quindi cioè in questo momento sta esplodendo tantissimo lo wine yoga, quindi lo yoga fatto tramite il vino, cioè con i calici di vino, quindi il vino che aiuta appunto a meditare, a creare benessere, ottimo per Messina che ha tre DOC importanti in termini di produzione vinicola. Poi anche qui c'è tutta la questione magari dello stargazing, quindi dell'osservare le stelle, ci sono comunque delle riserve, dei parchi importanti che possono essere meta per quei viaggiatori ecoturistici che vedevamo prima nel target. In caso di Sciacca per esempio, quindi appunto in caso siciliano, loro hanno organizzato uno urban yoga, quindi uno yoga urbano dove mentre fai yoga in alcuni punti della città puoi anche ammirare quelle che sono le bellezze della città di Sciacca. In questo caso invece si tratta di un esempio di attività, di tour multiattività creato da Ego Adventures, che in Svezia ha creato questo tour dove puoi fare kayak e poi foraging, quindi raccogliere diciamo erbe spontanee, bacche eccetera, che poi ti puoi anche cucinare e fare anche un campeggio, quindi andando proprio a lavorare sul a 360 gradi sul patrimonio naturale della Svezia. Rispetto poi all'enogastronomia ci sono tutta una serie di possibilità. Dottoressa Abbiati, le chiedo scusa, ma abbiamo dei tempi ovviamente obbligati per poter finire col giro. Noi diamo comunque la certezza sia agli ospiti che sono qui in presenza che a quanti sono collegati a distanza, che potranno comunque prendere visione di tutto questo ottimo lavoro che ci stava rappresentando la dottoressa Abbiati. Sarà disponibile ovviamente sui vari siti, metteremo a disposizione in modo che si potrà più nel merito entrare ancora, perché la panoramica che stava facendo la dottoressa Abbiati è sicuramente molto interessante, perché portava degli esempi concreti di quanto già realizzato in altre parti del mondo e di quanto possa essere eventualmente replicabile o quantomeno essere preso come punto di osservazione. Il documento strategico di questo progetto è stato presentato, adesso si tratta di partire con le attività. Io a Paola Sabella, segretario generale della Camera di Commercio, vorrei, prima di passare poi la parola per una conclusione, una riflessione di conclusioni col Presidente Blandina, vorrei capire se questa Camera di Commercio è pronta e in che modo farà sì che si realizzino tutte queste cose che sono contenute all'interno di questo progetto. Allora, grazie della domanda, perché mi permette
di così far conoscere meglio a chi non lo sapesse che questo documento strategico è già servito concretamente, perché ci ha permesso di presentare come Sogepat, che è una società partecipata al 99% dalla Camera di Commercio di Messina, di presentare un progetto che sarà presentato il 15 dicembre, ma abbiamo già attivato il bando, tutto il mese di dicembre è stato aperto e hanno partecipato 51 imprese, che ringrazio, molte sono già collegate e quindi ringrazio anche della loro partecipazione, e 15 comuni. Quindi tramite questo documento strategico è stata il documento che ci ha permesso di presentare un bando di 10 milioni di euro. Senza strategia non si possono presentare i progetti. Oggi il PNRR è già presente. Senza strategia non possiamo presentare i progetti del PNRR. E volevo dire cogliere l'occasione per dire anche ai comuni presenti, che appunto ringrazio, anche a quelli collegati, che il decreto legge 77 del 2021 prevede che i soggetti attuatori sono sicuramente le amministrazioni centrali, comuni, province e regioni, ma che le Camere di Commercio hanno un ruolo importantissimo, perché danno supporto tecnico all'articolo 9,2. E dato che siamo, come Camera di Commercio di Messina, abbiamo dei progettisti molto importanti, c'è qui Maurizio Kociancic che ci ha permesso di chiudere due progetti importantissimi al Ministero delle Infrastrutture, abbiamo vinto due PAC, uno Milazzo, Porta del Male, e un altro Raidon Stretti che ci dava il Presidente, ne abbiamo presentati altri, con Sergio Amato, con l'altro collaboratore, abbiamo presentato questo progetto molto importante del patto territoriale, che naturalmente in totale sono circa 32 milioni di euro, che come volano di sviluppo per tutto il territorio. Ma una cosa importante anche volevo dirvi, che proprio la presenza di due comuni presenti, ne sono tre in particolare, in un altro bando che può essere collegato a questo documento strategico, è quello dei borghi, del Ministero degli Interni e del Ministero della Cultura, che prevede un progetto meno ambizioso in termini di risorse finanziarie, ma che ci dà la possibilità, essendo, se lo colleghiamo al documento strategico, di avere maggiore sicuramente punteggio, di avere una visione strategica di insieme di tutta l'area metropolitana. E quindi possiamo anche all'atere, subito dopo della presentazione del progetto, cominciare già a lavorare concretamente, perché oggi tra coloro che hanno aiutato a redigere il documento strategico, i progettisti che sono presenti oggi in questa aula, rendiamo subito concreto un qualcosa, un documento che potrebbe sembrare così teorico, astratto, ma che in realtà è la base di partenza per avere visione. Perché se le amministrazioni, le istituzioni possono diventare dei fattori strategici e competitivi importanti per le imprese e per le altre istituzioni, la Camera può avere questo ruolo, e in questo momento, che tra il 2022 e il 2026 dobbiamo cogliere la sfida di queste risorse. Ci sono in Italia 222 miliardi e dobbiamo cogliere questa sfida, e qualcuno l'abbiamo già presentato, ma dobbiamo essere pronti anche per gli altri. Se non abbiamo un documento strategico, è una base di partenza anche per lavorare in tutte le altre progettualità. E quindi questo documento, che sicuramente oggi in una sede come questa non può essere illustrato, ecco, il documento è molto più corposo, molto più elaborato, e ringrazio anche gli operatori che vedo anche qui presenti, perché la novità di questo progetto, l'innovazione, è che è stata coprogettata con gli operatori, quindi non è stata calata dall'altro, ma è stata realizzata insieme agli operatori che sono qui presenti, alcuni di questi, di tutta l'area metropolitana, in particolare molti di Messina, ma non solo. Quindi questa è la novità importante, c'è stato un coinvolgimento diretto con i laboratori, e non si concluderà qua, perché poi ci sarà un hackathon e poi ci saranno delle start-up finanziate con Invitalia, e tutto un percorso che non finisce qua, poi una promozione marketing, eccetera. È un punto di partenza e non di arrivo. E ringrazio anche l'università, tutti coloro che sono qui presenti, e quindi questo volevo dire. Grazie Paola Sabella. E allora, ci ha appena descritto, purtroppo il presidente Palmucci è ancora bloccato al ministro Garavaglia, però ci teneva a farvi sentire la sua vicinanza e la partecipazione a un tema così importante. Presidente Blandina, in conclusione, innanzitutto si è collegato con noi anche il vice sindaco di Brolo, Carmelo Zino, che saluto. Tanti sono gli amministratori locali
in presenza o collegati, tantissimi sono gli imprenditori allo stesso modo in presenza o virtualmente collegati, segno che c'è una grande attenzione da parte del territorio, dell'area provinciale di Messina, di tutto il territorio, verso questo importante progetto di visione strategica, definiamolo così. Potrà veramente segnare il punto di svolta? Iniziamo da subito a lavorare perché sulle linee che sono state individuate possiamo innestare immediatamente delle cose concrete. Ora, tra il 2 e il 5 giugno col Comune di Milazzo organizzeremo un grande evento sulla Blue Economy che coinvolgerà tutta la filiera e quindi tutte le aziende presenti e anche quelle che verranno da tutta Italia per partecipare a questo evento, che turismo indotto, facciamo venire delle aziende che si confrontano con i nostri operatori, ovviamente avranno bisogno di servizi, avranno bisogno di accoglienza, e transitando da Messina. Poi le altre cose le faremo esattamente con lo stesso, diciamo, con lo stesso occhio, cerchiamo di come si dice oggi, di mettere a terra questa strategia con concretezza e redigendo progetti che diano il senso complessivo di un'area che merita l'attenzione non solo della Camera di Commercio e delle categorie produttive, ma di tutti gli attori istituzionali. In questo senso saremmo di stimolo perché le cose che si possono fare, vengano attuate in tempi brevissimi, e poi continueremo ad avere l'occhio lungo sul medio-lungo termine, proprio perché il senso di una strategia è quello di pensare a quello che succederà di qua ai prossimi 10 anni. E allora ringraziamo il Presidente Blandina, che dimostra come sempre un grande dinamismo e una grande concretezza da parte della Camera di Commercio di Messina, a servizio del territorio, a servizio delle imprese, dello sviluppo territoriale, dell'occupazione del territorio. Ringraziamo di nuovo tutti coloro che hanno partecipato a questa diretta, ringrazio gli ospiti che sono qui presenti e seguiremo con attenzione i prossimi passi di questo progetto. Grazie a tutti.